Salve ragazzi, benvenuti al mio garage. E dopo qualche settimana che non mi faccio sentire, oggi è sabato 2 settembre, vi parlerò di una cosa che mi ha parlato e incuriosito uno dei ragazzi, uno dei seguitori su il Supertunnel 750, cioè sull'installazione di un display aggiuntivo come questo che ho io della Vector. Come sostituzione del contachilometri originale modello vecchio. Allora, ci sono molti modelli in giro. Io questo che ho installato è un Vector, c'è anche il Vapor, è un modello che veniva molto piccolo. Io ho scelto anche, come vedete, la mascherina per mettere anche le illuminazioni, le due frecce, il neutro e luce alta. Come viene questo installato? Praticamente io ho preso il sensore che viene installato qua del giro della ruota, già viene preinstallato per la ruota da 21, potete metterlo anche per la ruota da 19 e 17, ma l'enduro si fa soprattutto con l'enduro e con la 21, scusate. Ecco, ho installato quello. Poi dopo ho installato qui, che non si vede, che non ho smontato la carenatura sul tubo del radiatore, e quello in uscita dal motore, il sensore della temperatura, per cui mi riesce a dire la temperatura, e in più ci sono altre sensoristiche, altre cose che non utilizzo io, come anche il cavo col pulsantino che va sul manubrio volendo. Cioè, oggi come oggi, io questo l'ho installato nel 2012, oggi come oggi ce ne sono tanti altri modelli che vi metterò magari in video alcune delle immagini, e questi li potete trovare liberamente su internet, con la ricerca di Google. Ecco, e che fa questo? Ammodernizza o alleggerisce la moto? Io ho voluto una moto modello vecchio, un po' più moderna, un po' più sul mio stile, per cui conservando la livrea della moto originale, ma dandole uno stile tutto da cariano. Magari questo ha perso un po' quello che era la nascita del Super Tenere 750, ma ho dato una mia impronta, ecco. L'utilità è che comunque puoi contare i chilometri e i parziali e il tempo di percorrenza. Se fai un rally, io non le faccio. Ho potuto installare il mio supporto porta cellulare. Prima era un supporto porta navigatore, adesso è cellulare fabbricato da me sempre, in modo da avere sempre due display a portata di vista, come se fosse la moto moderna qua, come se fosse, ecco, il Super Tenere 1200, no? C'è il lettore e il supporto per il navigatore o cellulare, è un display moderno, no? Ecco, questo è tutto. E per gli amanti del Super Tenere 750, chi volesse fare questo tipo di modifica può contattare Alberto Guerra, che molti già in Italia l'avranno fatto, e mettere un sistema, un supporto del genere. Potete farlo anche su qualunque moto. Ecco. Grazie ragazzi, se vi piace questo video, iscrivetevi al canale, mettete un like e mi aiutate a migliorare, commentate così almeno miglioro i miei contenuti, e alla prossima.